faccio sempre questo lavoro, passo alcuni mesi a fare gli esercizi teatrali che farei anche con i professionisti, giochi di improvvisazione per capire qual è l'esigenza e la necessità del gruppo. Poi cerco il testo di un grande autore dove ritrovo quelle necessità e lo riscrivo con la mia compagnia. È un lavoro di ascolto, ma io poi continuo a dire che il teatro in carcere fa bene al teatro fuori, perché è un teatro che non ha paura della verità, non ha paura del giudizio, e abbiamo deciso di raccontare questo Amleto al femminile, in cui Amleto era un pretesto per dire che cosa vuol dire essere la mamma di, la sorella di, la figlia di. E quindi sì, in questo senso è anche l'opportunità di raccontare l'irraccontabile, però come Esatto. anche fuori, perché un attore, come un musicista, quando sale sul palco e interpreta un personaggio, ha la possibilità di dire quello che nella vita quotidiana noi non possiamo mai dire. Quel dolore, quella gioia, che non sono raccontabili nel quotidiano, quei tabù anche di Lì noi la grande stessi. libertà che io ho trovato con lei. Cioè, la cosa assurda, se vogliamo, quasi l'ossimoro, no? Uno spettacolo nato in carcere mi trasmettesse così tanto senso di libertà e di liberazione. Anche io vengo, come sai, insomma, dal mondo del cantautorato, soprattutto sono un'autrice, quindi scrivo per i grandi cantanti, per il mondo, diciamo, del mainstream, a cui purtroppo da un po' di anni, diciamo, soffro e rimprovero proprio la persona che ci sta dentro. Dico, quando è che ritorniamo a occuparci un po' meno dell'Instagram, delle cose, e a trovarci, diciamo, l'importanza del nostro ruolo, che è quello appunto di una ricerca della verità. Questo sia su dei temi leggeri, con dei toni leggeri, che con dei toni più profondi, che insomma la verità è la grande assente, sia nei rapporti personali che abbiamo al di fuori del palco e tutto quanto, Certo, no? eppure è così bello vivere nella verità. Farebbe un È gran difficile, è bene. fa paura di no, fa paura di no, Sì. di grosso. Tra l'altro, veramente, ecco, diciamo, io da musicista, in questo caso, sono veramente completamente al servizio di Francesca, di questa compagnia. Con grande generosità, perché lei si è donata ad un ascolto completo, e questo è. Anche perché lei mi sta insegnando qualcosa. E in generale, ecco, questa è una cosa che io ho notato anche dall'esperienza qui del Maxi. Ecco, c'è un po' la retorica che magari sanno le persone che sto lavorando con lei, quindi con la compagnia che lavora con il carcere, dicono, no, beh, gli fa molto bene, allora faccio, guarda, fa più bene a noi, perché poi le persone che stanno dentro e comunque stanno ancora uscendo da un momento difficile della loro vita, per quanto sia questo è un mio giudizio personale, non è che il teatro gli salva la vita, il teatro qualche modo supporta la vita, gli dà una mano, ma A certo. mio avviso, nella mia esperienza, il teatro ti dà l'opportunità di vedere altre porte che ci sono. Esatto, però diciamo, loro dare il loro messaggio, lo essere lì, il loro coraggio, vorrei sottolineare il fatto che il coraggio pure di andare alla festa del cinema, c'era Ce la faccio. una delle attrici che magari il compagno gli dice, ma te vai in scena, Col bullismo. dici il tuo passato. No, cioè non è facile andare lì. Ti confessi, Metterci insomma, la ti metti a faccia. nudo alla fine, no? Racconti le tue cose e non sempre è Dire più facile altro poi che alla hai fine, no? subito una condanna non è una roba facile, soprattutto se ti stai ricostruendo la vita. La loro forza, secondo me, è nel fatto che ci mettono la faccia al servizio di un qualcosa che è più grande, perché poi noi pensiamo sempre che il detenuto, la detenuta, siano delle categorie a parte No, dell'umanità. E no, no, no. invece poi nel carcere si relazionano, c'è una società come fuori, solo che c'è la grande lente di ingrandimento di uno spazio ristretto. Quindi per loro è anche l'opportunità di dimostrare, Giulia, prendersela con l'altro. Sì, lì è ambientato in un carcere, ma è esattamente quello che succedeva Anche su un fuori nelle autobus, anche su un manifestazioni, su autobus, un autobus. con un ospedale, no? Assolutamente, Ci si assolutamente. insulta, ci si aggredisce. Anzi, se vogliamo, poi questo, per esempio, quando è capitato a me di andare a suonare dentro, sempre devo dire nel femminile, pure io ho lavorato più che nel maschile. Ecco, lì poi io avevo visto, ecco, una comunità di persone anche abbastanza solidali tra loro, anche devo dire in scena, vedevo questa cosa questi giorni. Siamo molto meno Non si carucci fuori. sopravvive lì senza la solidarietà, poi non è il paese dei balocchi, tant'è Ovvio. vero che abbiamo raccontato Avete tanto la avuto le cabana della vostre rapa, difficoltà nel mettere in scena però la questo solidarietà spettacolo. è.
l'unico modo per sopravvivere in uno spazio ristretto.